Un InfoPoint sarà attivato a breve a San Pietro Varnotico. La nuova struttura, non solo di assistenza turistica, nasce con la collaborazione del Comune di San Pietro Varnotico con il GAL, Terra dei Messapi di Mesagne, che ha indetto nel 2014 un concorso di idee per la realizzazione di 8 InfoPoint, uno in ogni comune appartenente al GAL, investendo nel progetto oltre 265.000 euro. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 5 febbraio 2015 è stato aggiudicato il concorso di idee per la progettazione preliminare. Attualmente è in corso la progettazione esecutiva e a breve si avvierà la procedura di gara e quindi l'inizio dei lavori. Questo obiettivo, naturalmente, si tradurrà in un ulteriore servizio per i turisti e una maggiore operatività della struttura stessa sui territori comunali. Nel nostro comune, l'InfoPoint sarà collocato nell'antico ex palazzo comunale Piazza del Popolo, nella stessa sede che ospita l'associazione Domenico Modugno. Il centro storico per noi ha rappresentato e rappresenterà fino a fine mandato comunque un punto di riferimento importante. E anche successivamente bisognerà ulteriormente investire nel centro storico. Abbiamo sistemato Piazza 4 Novembre, stiamo ristrutturando col basolato l'intero centro storico e le sue corti. E adesso viene il tassello finale, accanto e insieme, integrato con quella che è l'associazione Domenico Modugno, con quello che in quell'associazione vie di Domenico Modugno, vi sarà un InfoPoint finanziato attraverso il GAL, che consentirà di accogliere i turisti, tutti coloro i quali vorranno vivere, conoscere la ricchezza del nostro territorio, per essere guidati, per poter insieme ai nostri concittadini far partecipare l'intera collettività, ma anche tutti coloro i quali entreranno in contatto con il nostro territorio, quelle che sono le bellezze naturali, artistiche che il territorio può offrire, e anche culturali, perché non ci dimentichiamo che la biblioteca di Netto Melli offre dei testi storici antichi e unici al mondo, per cui si potrà creare un percorso non solo culturale ma anche turistico che potrà finalmente dare impulso a un ulteriore settore del nostro paese, economicamente forse in passato non molto rivitalizzato, non preso nella giusta considerazione, ma che grazie a questi investimenti potrà avere dei capisaldi fondamentali.